Shalom a tutti, avete mai partecipato a quei corsi di time management, di come gestire le nostre giornate? Ecco, tutti dicono la stessa cosa, dicono quando devi organizzare la tua giornata lavorativa, fai un elenco delle cose che devi fare e comincia a fare proprio all'inizio per primo la cosa la più antipatica, la più difficile, quella che di norma tutti tendiamo a schivare perché di norma è la cosa più importante da fare. Ecco, cari amici, nella nostra parasha Hashem ci dà un consiglio che può veramente cambiare la nostra vita. Dio chiama Mosè e gli dice: vai dal faraone, perché fra poco le ultime tre piaghe stanno per arrivare. Voi fra poco sarete persone libere, però prima di uscire in libertà tu devi andare a incontrare il faraone. Cos'era il faraone? Era il nemico, era il cattivo della situazione, era l'uomo nero. Dio dice: Mosè, non puoi diventare libero, non puoi liberare una nazione intera se non vai ad affrontare il nemico faccia a faccia. Ed è questo proprio lo stesso messaggio che la Torah, che è sempre psicologia, dà a tutti noi. Nella vita ognuno di noi ha delle angosce, delle paure, dei limiti, che sono un uomo nero che molti di noi abbiamo dentro addirittura da bambini. Noi nel nostro subconscio tendiamo a allontanarci dall'uomo nero perché ci fa paura. E dice la Torah: se vuoi veramente liberarti e uscire e cominciare una vita nuova proprio come l'uscita dall'Egitto, incontra il tuo uomo nero, vai a scavare dentro di te, affrontalo. E quando lo affronterai, allora sì che sarai pronto a liberarti di lui e a uscire, a essere totalmente libero da questa vecchia schiavitù. Infatti, più avanti nella Torah c'è una frase fantastica che dice così: poiché avete visto gli egizi oggi, non li vedrete mai più. Cosa vuol dire? Proprio perché avete incontrato il vostro nemico faccia a faccia, questo farà in modo che non avete più bisogno di incontrare nessun nemico. Ma la cosa più bella di tutto questo messaggio è che Dio dice: Bo el Paro. Bo vuol dire vieni al faraone, non vai dal faraone, perché Dio dice: Mosè, non aver paura, in tutta questa missione ti accompagno io, vieni che andiamo insieme. Shabbat shalom a tutti.